Taglio del nastro questa mattina a Pescara presso il mercato ittico del lungomare Paolucci per l'inaugurazione dello sportello informativo del FLAG Costa di Pescara alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e della marineria pescarese. Nati come gruppi di azione locale per lo sviluppo del settore della pesca, i FLAG integrano azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso una partecipazione dal basso nel rispetto dell'identità marinara dei territori, come ha spiegato Claudio Lattanzio, presidente del FLAG Costa di Pescara. Il FLAG che è nato circa 4 anni fa per la gestione di fondi pubblici europei erogati per il tramite della regione, che ha destinato circa 1 milione di euro al nostro FLAG dopo che abbiamo presentato una strategia di gestione. Ci sono dei punti premianti di tutto il nostro progetto, ovvero la realizzazione di appositi spazi per la vendita diretta del pesce, il cosiddetto miglio zero, la valorizzazione del pescaturismo, ma la valorizzazione di tutto l'area intorno al fiume, atteso che Pescara vive con il suo fiume, è un centro nevralgico della comunità ed ecco che il FLAG sta mettendo in campo tutta una serie di azioni volte alla valorizzazione di questo luogo. Si scontra purtroppo con le pastoie burocratiche, così come tutti per quanto riguarda la realizzazione dei propri obiettivi, però come dire, siamo testardi e andiamo avanti con forza. Il FLAG, fra le altre attività, si è proposto di essere intermediario tra la base, ovvero tra la marineria e le istituzioni. Questo per tutta una serie di situazioni che si possono creare, vuoi per accesso a finanziamenti, vuoi per consulenze di carattere legale e amministrativo. Il FLAG sarà proprio il thread d'union tra la base e la pubblica amministrazione. La sala riunione del FLAG è intitolata al compianto Mimmo Grosso, presidente dell'associazione armatori scomparso a causa del Covid oltre un anno fa, che ha dedicato tutta la sua vita al sostegno della marineria e a favore dei pescatori e della pesca.